L'energia cosmica nelle sculture di Jiménez de Heredia, una mostra realizzata grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, la Fondazione Lucca Sviluppo, il Comune di Lucca e curata da Massimiliano Simoni. Le opere monumentali sono state posizionate nelle principali piazze del centro storico e nel Palazzo delle Esposizioni. Qui è stata allestita anche una sala dedicata a vivere e sperimentare direttamente il processo creativo del maestro, partecipando attivamente alla fase creativa con una scultura in gesso. Dare forma alla materia, secondo de Heredia, è qualcosa che ha a che fare con l'esperienza umana, con il nostro cambiamento quotidiano e di specie, un segno della partecipazione del progetto cosmico che coinvolge tutti come individui e come società. Jiménez de Heredia è nato in Costa Rica nel 1954, a 22 anni si trasferisce in Italia ed è qui che studia e inizia a lavorare il marmo e il bronzo. E vedere le opere che dialogano con l'architettura, che dialogano con quelle forme circolari della città, quello che si chiama la sferoempatia, e quella empatia con la forma sferica della città è stata una grande emozione, è stata una grande carrellata, perché le opere sono grandi, lunghe, dobbiamo mettere ancora le due opere più grandi in città. Però percorrere la città, vedere la gente che legge i testi, che guarda, che fa domanda, che si chiede, quello per un artista vuol dire tanto, vuol dire creare un rapporto intenso con la gente, con la città. La mostra evento de Heredia a Lucca si inserisce nell'ambito di un circuito internazionale di mostre monumentali ed è il proseguimento di un percorso espositivo che ha attraversato molte città, da Firenze a Roma, da Valencia a Trapani, da Città del Messico a Miami.